La struttura finanziaria della tua azienda causerà la sua rovina. I problemi di indebitamento della tua impresa nascono dalla composizione della struttura finanziaria che hai costruito, dal modo in cui è stato creato nel tempo, mese dopo mese, e cerchi di ripianare. È nella struttura finanziaria che devi cercare le cause che rischiano di trasformare un temporaneo momento di difficoltà economica in un autentico dramma. E ti dirò di più, i problemi non sono causati dalla somma totale da restituire, ma dal tipo di debito contratto e dal modo in cui hai utilizzato o intendi utilizzare i soldi presi in prestito. Nessuno presta attenzione al come quando si tratta di debiti aziendali. Eppure è fondamentale per assicurarsi la continuità aziendale. In questi anni ho accompagnato migliaia di imprenditori lungo percorsi di ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza finanziaria aziendale, più o meno complessi. E mi sono reso conto che molti titolari di impresa non hanno la minima idea di quanto fragili possano essere le fondamenta finanziarie di una PMI. Se ne accorgono solo quando la situazione sfugge di mano. Dato che gli errori nella composizione della struttura finanziaria sono causa del 56% dei fallimenti delle imprese di piccole e medie dimensioni e del 29% delle startup, è fondamentale porre rimedio quanto prima a questa mancanza. Come fare? L'ho spiegato nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Ma aspetta prima di passare oltre, perché ho deciso di condividere con te alcune informazioni indispensabili per riorganizzare la composizione del tuo indebitamento già a partire da questo video. Sei pronto? Andiamo avanti. La prima cosa da sapere è che per creare una struttura finanziaria equilibrata per la tua azienda devi correlare gli investimenti alla durata dei finanziamenti accesi per finanziarli. Se l'investimento e il prestito non hanno la stessa durata, la struttura finanziaria è debole e la tua azienda è destinata ad affrontare problemi di liquidità. Quando non avviene è solo perché l'inefficienza viene bilanciata da una marginalità molto alta. In altri termini, guadagni meno di quanto potresti fino a che questa riserva non si esaurisce. In cosa sbagliano tutti gli imprenditori? L'errore più comune che mi ritrovo ad affrontare nella gestione finanziaria quotidiana delle PMI che affianchiamo è l'utilizzo di linee di credito a breve termine per finanziare investimenti che rendono nel medio-lungo termine. Penso all'acquisto di attrezzature e macchinari con finanziamenti a 12, 24 o 36 mesi, oppure all'utilizzo di chirografari a 5 anni per coprire il costo degli investimenti strutturali sugli impianti, o ancora all'uso degli affidamenti bancari per coprire gli ammanchi di cassa causati dagli insoluti sui crediti. Non c'è niente di più sbagliato e pericoloso. Lo so, stai pensando che non dipende da te e che sei stato costretto ad accettare le condizioni che ti impone la banca, e in parte hai anche ragione. Solo che le condizioni che la banca ti impone dipendono pressoché esclusivamente dal modo in cui percepisci la tua azienda, dal merito creditizio che le è stato attribuito e dagli elementi che metti a loro a disposizione per valutare l'investimento che intendi fare. In altri termini, l'imposizione dipende da te e su di te ricadranno anche le conseguenze di un finanziamento inadatto alla spesa che devi affrontare. Quindi, la prossima volta che chiedi un prestito per un investimento, abbi cura di valutare non solo quanti soldi ti servono o quanto ti costerà, ma anche e soprattutto come spenderai questi soldi e in quanto tempo dovresti rientrare dell'investimento. Come? Collegando il rientro dei soldi presi in prestito con la durata della vita utile dell'investimento. Ho spiegato la procedura per farlo come farebbe un professionista del mio network professionale nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Ti faccio un esempio. Se investi in macchinari o in attrezzature o in altri beni che possono essere utilizzati ad esempio per 5 anni, dovrai scegliere un finanziamento da ripagare in 5 anni. Invece, nel caso in cui quei soldi ti servano per finanziare l'attività commerciale, ovvero la liquidità di cassa, basta correlare il rientro del prestito ai tempi di incasso previsti delle fatture. Il calcolo dei giorni medi di incasso è un ottimo indicatore della liquidità e un ottimo indicatore di liquidità per aiutarci in questo calcolo. Come si ricava? La formula crediti commerciali su fatturato fratto 360 ti permette di ricavare un indicatore abbastanza verosimile dei giorni medi necessari a incassare una fattura da un cliente. In funzione di questo indicatore dovranno essere calibrate le condizioni dei prestiti temporanei adatti a finanziare la liquidità e quindi, ad esempio, l'anticipo fatture o l'anticipo ricevute bancari. Questo andare in parallelo tra tempi di pagamento delle linee di credito e gli investimenti aziendali permette di creare una struttura finanziaria poco rischiosa. Non solo, consente anche di abbattere la possibilità di assistere alla revoca delle linee di credito in caso di difficoltà economiche temporanee. A questo punto ti starei chiedendo come puoi correlare le fonti di finanziamento alla strategia di sviluppo della tua azienda, giusto? Bene, facciamo un altro passo in avanti con il secondo principio che voglio trasmetterti oggi. Devi creare delle coperture finanziarie che riducano l'impatto degli eventi negativi tipici di un'attività d'impresa. Che significa? Che puoi sfruttare le caratteristiche delle varie fonti di finanziamento per ottenere una struttura finanziaria in grado di assorbire gli imprevisti che possono capitare nella gestione ordinaria della tua attività. Uno dei modi più efficaci per farlo è quello di legare tra di loro strumenti di finanziamento diversi in modo che uno copra il rischio causato dall'altro. Se per esempio usi l'anticipo fatture o l'anticipo ricevute bancarie per generare i flussi di cassa
cassa che ti servono per finanziare gli acquisti, potresti non avere la certezza matematica che le fatture verranno pagate puntualmente. Se effettivamente le fatture non vengono pagate, si tramutano in insoluti, ma puoi fare in modo che questi ritardi non abbiano impatto sul tuo merito creditizio, coprendo una parte o tutto l'importo, se hai le condizioni per poterlo chiedere, del conto anticipi, con affidamenti in grado di assorbire in tutto o in parte un eventuale insoluto o un ritardo da parte dei tuoi clienti. In questo modo non dovrai correre in banca ogni volta che un tuo cliente ritarda il pagamento delle fatture oltre la scadenza prevista per sostituirla, e non dovrai nemmeno sfruttare le linee di credito oltre i termini ordinari attraverso il meccanismo dei rinnovi. Ho parlato di queste strategie del quale impostare correttamente la struttura finanziaria di una PMI per evitare di ritrovarsi l'azienda paralizzata nel mio libro Aziende che si finanziano da sole. Lo puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. All'interno di Aziende che si finanziano da sole ho sintetizzato quello che ho imparato in anni di studio e applicazione pratica di procedure fondamentali per far crescere una PMI in maniera sana, equilibrata e libera dai debiti aziendali. Il manuale è un distillato di istruzioni pronte all'uso, raccontate attraverso decine di casi pratici, racchiuse nelle 516 pagine del primo libro di finanza aziendale scritto per gli imprenditori e non per gli addetti ai lavori. Aziende che si finanziano da sole è infatti un libro in cui si parla di finanza, di aziende e delle azioni da fare per creare un'impresa in grado di crescere ed espandersi senza risorse esterne, solo sulla base dei propri flussi di cassa. Ma spiega in maniera semplice anche come applicare queste procedure alle aziende che attraversano momenti difficili come quelli che tanti imprenditori stanno attraversando in questo periodo. Puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Sono sicuro che non te ne pentirai, così come non l'hanno fatto le migliaia di imprenditori che l'hanno già letto. Nel libro non troverai semplici teorie, ma la descrizione di come abbiamo applicato con successo le procedure di gestione finanziaria per le PMI basate sull'autofinanziamento a più di 2000 aziende. Imparerai a ricavare il denaro necessario per realizzare i tuoi progetti o ripagare l'indebitamento della tua azienda senza ricorrere ai finanziatori esterni. Aziende che si finanziano da sole è un concentrato di protocolli e strategie fondamentali per creare un'azienda che si autofinanzia, l'unica tipologia di impresa in grado di sopravvivere, crescere e prosperare anche in periodi di recessione economica. Il libro contiene decine di storie di imprese molto differenti tra loro. Ci sono casi di aziende tessili, ma anche di imprese calzaturiere. Si parla di aziende di meccanica, ma anche di imprese produttrici di gabbie per animali. Si parla di negozi di elettronica, oppure di supermercati, e così via. Leggerai storie di imprese a conduzione familiare con due collaboratori, ma anche quelle di aziende con più di 90 dipendenti. Esempi di imprese che non hanno avuto più bisogno delle banche per finanziarsi, ma che anche grazie a una gestione ottimizzata della liquidità hanno trovato al loro interno i soldi necessari per continuare a crescere e restare in buona salute. Leggerai storie di imprenditori che hanno trovato accordi vantaggiosi con i loro creditori, cambiato approccio con il fisco trasformandolo da nemico in alleato, ridotto le spese e migliorato i margini di profitto senza rinunciare al fatturato buono, rifiutato i prodotti finanziari preconfezionati delle banche e ottenuto le linee di credito necessarie alla loro espansione. Come hanno fatto? Puoi scoprirlo leggendo i casi studio raccolti nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Attraverso la narrazione dei casi che abbiamo affrontato, imparerai a capire se la tua impresa brucia cassa o genera abbastanza utili rispetto a quanto ci investi e ai rischi che corri. Capirai dove finiscono i soldi che entrano nelle casse aziendali e perché dal bilancio non riesci a capirlo. Scoprirai se sei schiavo dei debiti della tua azienda e cosa puoi fare per non diventarlo prima che sia troppo tardi. Conoscerai gli strumenti per far crescere il tuo business anche se le banche non ti concedono più credito. Troverai un modo per creare la struttura finanziaria della tua azienda in modo da non doverti mai ritrovare in una situazione di tensione. Scoprirai come io stesso ho creato la mia prima azienda senza finanziamenti bancari. Imparerai a diversificare le fonti di finanziamento della tua attività per dare le basi finanziarie più adatte alla sua crescita. Capirai perché l'autofinanziamento garantisce una crescita più stabile rispetto ai finanziamenti ricevuti dalle banche o dagli investitori. Conoscerai le 4 leve interne all'azienda da sfruttare per finanziarti anche quando le banche non ti concedono credito. Troverai le strategie per espandere l'attività usando solo le forze generate dal modello di business e scoprirai che le tecniche per arrivare all'autofinanziamento possono essere utilizzate anche per evitare la crisi aziendale. Imparerai quindi a sviluppare un'analisi strategica della tua azienda che ti permetta di cogliere i suoi punti di forza e quelli di debolezza in modo da risolvere eventuali problematiche. Capirai quali sono i segnali di una crisi aziendale e imparerai a prevenirla. Imparerai inoltre a trasformare i debiti in liquidità per l'azienda grazie alle tecniche di negoziazione applicate alle imprese in difficoltà. E scoprirai molte altre soluzioni per la gestione finanziaria della tua azienda o la ristrutturazione dei debiti alle quali probabilmente non avevi mai pensato o che non sapevi come realizzare. Acquista anche tu Aziende che si finanziano da sole cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.